Siamo in attesa di Filippo Tinacci, in arte Fulminacci, e lo stiamo aspettando perché parleremo all'interno del nostro Cosmo Village. Parleremo tantissimo di Sanremo, abbiamo in programma diverse interviste, diverse live, oltre che a una copertura costante sul sito che vi invitiamo insomma a visitare. Ora siamo in attesa di Filippo, che dovrebbe chiederci a secondi di entrare nella nostra diretta e parleremo un po' di tutto. Allora, adesso vediamo perché come al solito con le dirette bisogna un attimino prenderci confidenza, chi arriva dopo, chi arriva prima. Adesso vediamo qui come fare immediatamente. No, non ce la facciamo, fa niente, noi intanto chiacchieriamo, diteci cosa vi aspettate da Sanremo, se lo guarderete stasera. Cosa vi aspettate, insomma, dagli ospiti? Quali saranno gli outfit che vi piaceranno di più? Io ho già fatto qualche scommessa con le amiche sui vari outfit che vedremo, vediamo se avrò ragione. E che altro? Niente, saranno serate di pizza e purtroppo commenti solo con gli amici. Non si possono più fare le serate in cui insomma, si mangia una pizza, si beve una coca e si commenta Sanremo, ma ci divertiremo lo stesso. Sicuramente la musica non mancherà, però intanto il nostro Fulminacci non arriva, quindi provo ad aggiungerlo manualmente. Vediamo il bello della diretta, no? Ok. Sono molto emozionata anch'io per Sanremo, nel senso che lo seguiremo, vi ripeto, su Cosmo, lo trovate su tutti i social e sul sito. Parleremo tanto sicuramente di look, ma anche di canzoni, perché comunque quest'anno ce ne sono in gara veramente tante. Io personalmente non vedo l'ora dei duetti. E basta, questo è quanto. Purtroppo Filippo non arriva. Capiamo un attimino cosa sta succedendo. Adesso chiediamo aiuto in regia perché voi non lo vedete, ma in realtà c'è tutto un ok, perfetto. C'è tutto un cucuzzaro di iPhone e agende, vi dico, siamo assolutamente attrezzatissimi e pronti per scoprire i Fulminacci. Immagino che siete tutti vediamo, fermi tutti, no? Ragazzi, vi chiedo per cortesia di non chiederci di partecipare perché stiamo aspettando l'ospite, quindi poi mi confondo. E che altro, che altro, che altro, ragazzi? Sarete suoi fan, sapete che uscirà il suo disco tra poco. Vediamo intanto in regia segnali di fumo. Ok, perfetto. Noi ci riproviamo un'altra volta. Esatto, mi illudono un pochino, ma fa niente, ragazzi. È il bello della diretta, è un pomeriggio, c'è cioè il sole, non ci importa niente. Aspettiamo. Allora, vediamo. Riproviamoci. O forse ci chiedono loro. Proviamo a mandargli l'invito subito. Riproviamoci. Vediamo. Vediamo, intanto voi potete ammirare il mio pollice verde scarsissimo e fa niente, penso che finita la settimana di Sanremo, che insomma è un periodo che a noi tiene molto impegnati, mi dedicherò anche a quello, sicuramente. Vediamo cosa succede. L'invito gliel'abbiamo già provato a mandare, vediamo cosa ci dicono. Allora. Ok, niente ancora. Ragazzi, portate pazienza. Ciao a tutti, bravi, sostenetemi, perché comunque. Ok, vediamo. Niente, non ce la facciamo. Ragazzi, che dire? Vediamo qui cosa ci dicono. Mi sento un po' Barbara D'Urso in questo momento. Esce grigio e non fa cliccare. Non benissimo, ora capiamo subito. Quando c'è Sanremo, ci chiedono, allora Sanremo parte stasera. Intanto scusate, faccio vedere il mio triplomento perché dobbiamo aggiungere Fulminacci, ci proviamo. Grazie per il sostegno sulla piana, prima o poi arriveranno, sono sicura. Insomma,
Io sinceramente una birretta magari me la farei anche. E aspettiamo. Comunque Sanremo inizia stasera. Sanremo inizia stasera e andrà avanti fino a sabato sera, la serata finale, in cui tra l'altro su Instagram faremo anche dei sondaggi, eccetera. Quindi seguiteci e partecipate, ci fa assolutamente piacere. E che altro? Ci sono tantissimi, tantissimi artisti in gara che meritano di essere seguiti. Ovviamente ho già i miei preferiti, ma diciamo che tra le proposte, vedrai che arriva, dai ragazzi, speriamo, speriamo. Chi ci sono? Fedez, ovviamente, tra l'altro speriamo che Fedez riesca, insomma, a vivere Sanremo nel modo migliore, perché comunque Chiara è al nono mese. Cioè, chi ci chiede di... No, ragazzi, purtroppo non ti posso... Guarda, mi manca un ospite, ma arriverà, purtroppo non posso accettarti. Riproviamo con Fulminacci intanto e continuiamo. Chi è che c'è? Fedez e Francesca Michelin. Niente qua. Ci sono i miei preferiti. Ragazzi, devo dire che Francesca, cioè Michelin, sarà per il nome, per le nostre affinità, ma la seguo da sempre, mi piace tanto. Gaia, mi piace molto. Tra l'altro Gaia, anche Francesca in realtà e Fedez, li intervisteremo nella nostra serie di live all'interno del Cosmo Village. Quindi seguiteci, ogni giorno avremo i calendari. Fermi che qualcuno vuole entrare. Non è Fulminacci. Ragazzi, sembrano, non so, sembra quando su WhatsApp aspetti proprio quel messaggio e non arriva mai. Comunque, esatto, a proposito, dalla regia ci dicono, a proposito di Francesca Michelin, lei farà il takeover, farà, ha già fatto in realtà, andatelo a recuperare poi nelle nostre stories. Il takeover su Cosmo. Lei ci illustrerà, ci parlerà, insomma, direttamente da Sanremo, insomma, di come la sta vivendo. Quindi sicuramente lo trovate su Cosmo e vi invitiamo a seguirlo. Altre richieste di partecipazione? Sarà lui questa volta? Vediamo. Sì, abbiamo una richiesta. Ragazzi, la pazienza premia. Aspetta, aspetta, sto eccomi. programmando. Ciao! Ciao. Ciao, benvenuto, come stai? Tutto bene, è successo un delirio, non capisco perché. Io ti sto guardando fin dall'inizio, mi dispiace tantissimo che non Ma poteva. non ti preoccupare, guarda, con le dirette succede sempre, quindi fa niente, abbiamo chiacchierato un po', va bene così. No problem. Ma che bella camicia, in pieno stile Cosmo. Grazie. Sì, devo ringraziare Tiny Idols, che è il mio team di stylist. Grandi, perfetto per il Cosmo Village, perché il nostro appuntamento va all'interno di questo villaggio che è un luogo bellissimo, un'oasi di pace. Quindi parleremo, insomma, con tutta calma, come se ci stessimo prendendo un cocktail al bar. Ecco, come stai? Come ti senti? Beh, guarda, oggi per me è il giorno prima, perché il giorno sarà domani e la tensione ancora c'è, ma non ho capito che tipo di tensione è. Domani mi renderò effettivamente conto della paura o dell'entusiasmo, o non lo so, insomma. Certo. Sicuramente. Senti, ma domani ti esibirai con Santa Marinella, che però non è una canzone scritta appositamente per Sanremo, cioè ha una storia un po' più lontana nel tempo. Vuoi raccontarcelo? È una canzone che ho scritto ormai ben 2 anni fa e racconta una storia d'amore che però non è una storia d'amore vissuta da me, ma da un mio caro amico. E lui me l'ha raccontata per tante serate che abbiamo passato insieme, mentre lui la viveva questa storia. Io ero lì come uditore, ascoltavo perché lui mi raccontava questa cosa, perché era molto trasportato da una storia importante, anche travagliata, ma importante soprattutto. Per cui poi è finita anche questa storia. Però io un giorno stavo lì a casa mia e mi è venuto in mente di scriverla, perché ho detto ora voglio mettermi nei panni di questo mio amico e fare finta che questa storia l'ho vissuta io, perché mi è piaciuta. E chi fa il mio mestiere comunque ha anche l'opportunità di raccontare qualcosa che non per forza gli è successo. E ho trovato interessante emotivamente come appunto i sentimenti provati da un altro, se tu fai finta di averli provati, una volta che hai scritto, li provi anche tu, cioè e l'emozione diventa tua. Quindi quella storia in qualche modo me ne sono un po' impadronito in un certo senso, con tutto il rispetto per loro che se la sono vissuta, chiaramente. Certo, super empatico, super empatico. Bene, invece, allora, domani ci sarà Santa Marinella che parla d'amore.
Giovedì invece immagino ci sarà spazio, insomma, per qualcosa a cui io non so, non vedo l'ora, il duetto anche con Valerio Lundini. Noi, Esatto. guarda, il vostro sketch, per chi non lo sapesse, Filippo ha già partecipato, cioè ha già avuto uno sketch con Valerio Lundini all'interno di Una pezza di Lundini. Vi invito ad andarlo a recuperare perché di mai visto. Infatti mi chiedo cosa ci dobbiamo aspettare giovedì? Giovedì non lo so neanche io che cosa ci dobbiamo aspettare. Sarà un momento sicuramente di musica e televisione allo stesso tempo, perché comunque appunto Roy Paci è un grande musicista e duetterò sia con lui che con Lundini, quindi trietterò, se esiste la parola, il verbo, e Valerio è invece semplicemente un grande intrattenitore, secondo me, e la cosa che mi piace di lui è che non si può incasellare in nessun tipo di categoria, non può essere definito in nessun modo. E questo mi piace molto come concetto. E quindi noi porteremo semplicemente quello che ci piace su questo palco. Ci divertiremo, alle prove ci siamo divertiti un sacco, vediamo come andrà. Dai, non lo sappiamo. Ah, wow, va bene. Guarda, se prima lo aspettavo, adesso cioè, non vedo veramente, veramente l'ora. Tra l'altro, cosa indosserai? Cioè, comunque sul palco bisogna dirlo, cioè, la musica è il 99%, però insomma, il nostro occhio sui look cade sempre. Beh, per quanto riguarda l'abbigliamento, appunto, io faccio riferimento a Tiny Idols, che è la mia squadra di stylist, e porterò delle giacche disegnate da Vaderetro a quattro mani con Tiny Idols, e tutti i look in generale saranno ispirati al vintage, in particolare agli anni 70, con però dei rimandi al minimalismo, diciamo, di oggi in qualche modo. Loro lo hanno definito retrogardismo, che è questo guardare al vintage però con un occhio contemporaneo. Fondamentalmente questo è il quadro generale. Perfetto. Senti, ok, abbiamo avuto un quadro generale di cosa ci aspetterà sul palco, no? Ma noi di Cosmo siamo un po' curiose. Vogliamo sapere anche qualcosina del pre e del post. Tipo, cosa mangerai prima dell'esibizione? Ah, non lo so, io comunque mangerò solamente in albergo, sto mangiando colazione, pranzo e cena in albergo, ora sono in albergo, non posso uscire per legge. Sì. È una specie di prigionia, però è bello perché c'è la vista su Sanremo, sul lungomare, che comunque è piacevole, e sono delle Ottimo. belle. E quindi mangerò quello che proporrà l'albergo quel giorno. Chiamo e dico che c'è da mangiare. Bene. Comunque tendenzialmente primo, secondo e dolce sto facendo, perché mi Beh, dai, allora, insomma, un trattamento da re, poi dobbiamo dirlo, la colazione in albergo è sempre una chicca. meravigliosa. Se ti svegliarti, ti va di svegliarti in albergo, però anche la mattina presto, perché c'è il momento della colazione. Assolutamente. Poi non so te, ma io in albergo, insomma, se a casa bevo, non so, un caffè al volo e due biscotti, in albergo, ragazzi, si esagera sempre, vabbè. Fine della nostra. Ecco, Di solito non mi piacciono a casa, non so perché. vedi? Senti, ma invece hai qualche rito scaramantico o un indumento portafortuna che porterai con te sul palco? Ma in realtà il rito scaramantico non ce l'ho. Fondamentalmente spero di trovare qualche minuto per riscaldarmi, non lo so, perché comunque devo cantare. Che se c'è. E poi si deve cantare effettivamente alla fine. Non dura solo 3 minuti quella cosa, ma bisogna cantare. Quindi, non lo so, nel marasma generale del backstage, cioè, marasma fino a un certo punto, perché ci sono le regole del Covid, però c'è un po' l'ansia, no? Mettiti là, aspetta qua, fai questo, fai quello. Quindi c'è poco tempo per avere riti scaramantici, in realtà. Non credo che farò nulla. Ritroverò lì Bene. sul palco. Benissimo. Senti, ora, sempre all'interno del nostro village abbiamo raccolto una serie di domande random di tante tue fan. Vado. Tipo, chi è stata la prima persona a cui hai detto di Sanremo? Ah, molto interessante. Mi sa che è stata o la mia fidanzata o i miei genitori, non mi ricordo. Uno dei due. Serie TV del cuore. Serie TV del cuore, allora sicuramente c'è Breaking Bad. Poi ci metto la prima stagione di True Detective. Poi ti dico The Nick, perché ho molta difficoltà. E basta, queste tre sono la mia top 3. Perfetto. La canzone che non manca mai nella tua playlist, e aggiungo io, non italiana.
La canzone non manca mai nella playlist, non italiana. E, beh, sicuramente sarò banale, ma Tiny Dancer di Elton John. Caspita, ok, andiamo su cose forti. Bene. E a proposito, insomma, di grandi personaggi, con quale big della musica mondiale sogni di esibirti un giorno? Spara altissimo. Elton John. Ti aspettiamo, va bene, ti seguiremo anche lì. E poi, invece, questa è la mia personale curiosità. Cosa hai fatto nel lockdown? Cioè, sei stato anche tu nel team dei panificatori folli in cui mi includo? Oppure, non so, hai scritto, hai suonato, hai colorato? Cosa hai fatto? Allora, mi sono messo a fare. Allora, il giorno che siamo andati in lockdown, ho scritto una canzone e l'ho pubblicata su YouTube, e senza neanche metterla su Spotify, cioè non è edita in maniera ufficiale, però ho fatto questa cosa il primo giorno, tipo proprio era fine febbraio, non mi ricordo. E poi mi sono messo a lavorare ai miei pezzi, quelli che poi sarebbero stati contenuti nel mio disco che uscirà a breve. E poi che ho fatto? Sì, ho provato a cucinare qualcosa, ma in maniera abbastanza fallimentare. Volevo imparare a fare i dolci, ma non ci sono riuscito. Ho visto un po' di film, ho recuperato un po' di cose tipo Apocalypse Now, quelle cose che se non le hai viste ti vergogni. E quindi l'ho visti un po'. Capisco benissimo. Quando cominciano a dire l'hai visto questo, io dico sì, posso dire finalmente sì. Ho lavorato un po' in questo, mi sono costruito un background. Beh, ottimo, insomma, hai ottimizzato i tempi comunque, benissimo. Allora, vediamo qui. Intanto stiamo raccogliendo un po' di domande che ci scrivono i ragazzi in chat. E poi cos'altro? Infatti, volevo parlarti anche un attimino del tuo album in uscita, cioè cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, il mio album uscirà il 12 marzo, quindi a brevissimo. Si chiama Tante Care Cose ed è un album che contiene molte cose che mi stanno a cuore, in effetti. Sono 10 canzoni, quei due sono già uscite, che sono Canguro e Un Fatto Tuo Personale. La terza sarà Santa Marinella, quindi ce ne saranno altre 7. E sono canzoni tutte diverse una dall'altra, fondamentalmente, in cui il denominatore comune è solamente, probabilmente sono solo io, nel senso, cioè l'ho scritta io, quindi qualcosa in comune spero che abbiano, e non vedo l'ora di scoprire cosa pensa quale parte di me il pubblico preferisce, perché è una cosa che mi aiuta anche a me, fondamentalmente. A me piacciono tante cose diverse nella musica, per cui ho voglia di sperimentare continuamente. E, diciamo che non sono uno tendente a trovare la propria cifra specifica, mi piace spaziare, diciamo. Ecco, quindi è un disco vario, con riferimenti molto diversi tra loro. Beh, non vediamo l'ora di ascoltarlo, manca pochissimo. E guarda, concludiamo con una frase che hai detto che mi ha veramente colpito, perché noi di Cosmo abbiamo chiesto a 100 personaggi della Gen Z, tra cui rientri pienamente perché sei del 97, corretto? Io sto nella. Perché io sono sempre stato. Non ho mai capito se sono millennial o Z, quindi tu mi dici Z. Ma in realtà, guarda, ti dico, è una cosa così fluida, anche io sono 93, vai a capire, però mi sento più millennial. Quello che ci sentiamo, insomma, va bene così. E tu, noi abbiamo chiesto qual è l'idea che salverà il mondo a 100 ragazzi. Noi tu hai detto, cioè, una risposta pazzesca, anteporre il rispetto dell'ambiente a tutto il resto. Sì, certo. Dici? Vabbè, ma è chiaro, cioè, secondo me dire una cosa del genere oggi non vuol dire essere uno che sta attento alla natura, vuol dire essere normale, fondamentalmente. Cioè, io non è che sono uno che fa chissà che, per carità, però sono uno che dice ho paura, fondamentalmente. Viviamo in un mondo che è bello, è ancora bello, si può salvare. Facciamo che sia bello pure per quelli che vengono dopo, e anche per noi da vecchi, no? Perché comunque abbiamo la fortuna di stare su un pianeta molto, tante cose divertenti da fare, tanta aria da respirare, per cui cerchiamo di tenerla respirabile, ecco. Mi sembra un ragionamento Certo. normale, cioè non estremo, no? Guarda, ti ringrazio. Insomma, abbiamo parlato dalla colazione dell'hotel all'ambiente, un po' Greta Thunberg, un po' Carlo Cracco. Io ti ringrazio tantissimo. Invito tutti voi a seguire Sanremo, a seguire Fulminacci, a seguire i nostri social e il sito in continuo aggiornamento. E niente, come si può concludere? Ti faccio in bocca al lupo? Sei scaramantico? Fare. No, puoi fare tutto quello che ti pare.
Allora, dai, siamo noi di Cosmo, siamo con te. Grazie A mille. prestissimo. Ciao a tutti. Ciao, Ciao. grazie.